Si è svolta ieri, 11 gennaio, nello storico liceo classico San Nilo di Rossano, la quinta edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, diventata ormai uno degli eventi più importanti e attesi da tutti gli studenti dei licei classici d'Italia e che quest'anno ha visto la partecipazione di ben 433 istituti su tutto il territorio italiano. Start comune per tutti ed in contemporanea alle ore 18 fino alle ore 24. Per il Liceo Classico San Nilo, così come per gli altri licei italiani, una vera opportunità per presentarsi alla cittadinanza. Protagonisti gli allievi, dalle prime classi ai quinti. Performance, maratone di letture di poeti antichi e moderni, drammatizzazioni in italiano e lingua straniera, esposizioni di arti plastiche e visive, concerti, performance musicali e anche di danza, presentazione di libri e incontri con gli autori, come quello con lo scrittore Luca Bianchini. Per realizzare tutte le cose che vedrete, noi abbiamo lavorato a classi aperte, quindi senza distinzione tra A e B o tra altre sezioni. Noi ragazzi di prima ci siamo occupati del banchetto e dei vari cartelloni. L'albero d'ulivo rappresentava Atena e noi abbiamo applicato sopra i cerchi che vedete appesi su di esso i nomi di alcuni ingredienti che abbiamo utilizzato nelle varie ricette, nelle varie pietanze. Noi delle seconde ci siamo occupati con la professoressa Stefania Frau e nello svolgere un piccolo sketch del mito di Atena e dell'ulivo. Allora, lei rappresenterà Atena, lui Zeus e lei Poseidone. Questo piccolo mito parla della dea Atena e del deo Zeus che si sfidarono che avesse fatto il più bel dono al popolo, ma Zeus fece una scelta pacifica, ovvero scelse la dea Atena che aveva offerto un albero d'ulivo che avrebbe illuminato la notte, salvato tutte le ferite del popolo e avrebbe aiutato in qualsiasi caso la loro nuova città, ovvero Atene. Con la professoressa di italiano abbiamo voluto mettere in piedi un'opera, forse una delle più famose di Dante, che è il convivio dantesco. Una tavola dove però non troviamo alimenti, bensì troviamo cultura. E noi abbiamo voluto inserire in questo convivio non solo personaggi dell'antichità, quali Platone, Aristotele, ma anche personaggi più vicini a noi, tipo Piero Ancela, Oriana Fallaci, Dacia Maraini e tanti altri. Io sono Bina Cesario e noi facciamo parte della quinta A del Liceo Classico San Nilo. Questa sera per la Notte Nazionale dei Licei abbiamo messo in scena la cena Trimalchionis di Petronio. C'è questo personaggio, Trimalchione, con la moglie Fortunata e due convitati, e abbiamo riproposto questa satira in modo comico, anche aggiungendo delle musiche. Abbiamo collaborato grazie alla supervisione della professoressa Frau, che ringraziamo calorosamente. Sono Sabina Anania, frequento il quarto A e per questa notte di licei io e la mia classe, dato che il programma di quarto prevede i tragediografi e la tragedia, con la supervisione della professoressa Frau abbiamo deciso di portare in scena la tragedia di Eschilo, I Persiani. Abbiamo scelto questa tragedia perché è diversa dalle altre, in quanto Eschilo ha voluto portare in scena non solo la vittoria dei greci, ma anche la sconfitta dei persiani, ed è quindi un messaggio molto attuale. Buonasera a tutti, io mi chiamo Saverio Marino e frequento il quinto anno del Liceo Classico San Nilo. Questa è la stanza della letteratura, in particolare abbiamo riflettuto su come la natura è collegato automaticamente alla letteratura e abbiamo riflettuto ovviamente su diversi autori. Abbiamo preso in considerazione Teocrito per quanto riguarda il greco, Virgilio per quanto riguarda il latino e poi ovviamente siamo andati a trovare diversi testi soprattutto nella letteratura italiana, ovviamente tutti autori che noi abbiamo studiato e che andremo a studiare. Sono Domenico, frequento la quinta liceo classico al San Nilo qui a Rossano. Siamo da diversi anni ormai che stiamo proprio organizzando questa bella manifestazione che è organizzata da molte scuole a livello nazionale e noi aderiamo da un paio di anni. L'edizione di quest'anno è un'edizione ancora più ricca rispetto a quelle degli anni precedenti. È un'edizione ancora più ricca, una edizione ricca anche di contenuti. Quest'anno abbiamo organizzato una serie di rappresentazioni
Tra queste vi sono rappresentazioni organizzate dal biennio, rappresentazioni organizzate anche dal triennio, da noi ragazzi più grandi. In particolare cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto ricreare le atmosfere del mondo classico per una notte, per farle rivivere proprio in una notte magica, appunto.